I dati sull'obiezione di coscienza sono più che preoccupanti. E il più grande ospedale di Bergamo, che tra parentesi da poco ha deciso di rifarsi le vesti, ovvero l'ospedale Papa Giovanni XXIII, il 92% dei medici si dichiara obiettore. Il 92% degli operatori sanitari di questo ospedale sono obiettori. Questo significa che nonostante la 194 che garantisce il diritto all'aborto a tutte le donne in Italia, arrivati in ospedale non è possibile abortire, il che significa molto semplicemente che non c'è a tutti gli effetti la possibilità di accedere a questo diritto nonostante sia tutelato dalla legge. Dunque, abbiamo aderito a questa giornata mondiale, quindi globalizzata, sul diritto di abortire in maniera sicura. L'iniziativa è partita da un appello delle donne argentine ed è stata poi accolta e promossa in tutto il mondo. Anche a Bergamo siamo riusciti a farlo con il movimento che sta lievitando, un movimento finalmente nuovo, con tante anime, fatto anche di persone giovani. Perché? Perché dal 78 sono passati parecchi anni e se prima del 78 si moriva per aborto e veniva penalizzato fortemente con la prigione, hanno creato un sistema nel tempo tale per cui con l'obiezione di coscienza, che è strutturata, quindi ha una matrice fortemente politica, oltre che io dico fondamentalista, cosa che uno Stato laico non dovrebbe permettersi, ha fatto sì insomma che sia inaccessibile, per cui ci troviamo ora con degli aborti di nuovo illegali oppure autoprodotti, non più col prezzemolo, non più con la gruccia, ma con delle pillole che si prendono su internet, ed è difficilissimo per esempio anche l'utilizzo della pillola abortiva, che viene ancora effettuata in strutture sanitarie laddove è consentito, ma abbiamo dei tassi veramente spaventosi. Quindi un dato nazionale, che è un'obiezione di coscienza che oscilla tra il 70 e il 90%, con un 100% all'ospedale di Calcinate, giusto per rimanere sul pezzo nella bergamasca, e un 70% di obiezione di coscienza per aborto tradizionale, tra virgolette, e per aborto invece farmacologico, è una cosa, oltre che lesiva per l'autodeterminazione delle donne, è altrettanto come dire, aberrante, proprio perché c'è un percorso ad ostacoli per tutte le donne di ogni età che inciampano in questa disavventura. Ricordo che comunque per una donna non è mai piacevole scegliere di trovarsi in quella condizione, ma siccome c'è una legge, che è la 194 del 78, ci appelliamo al fatto che non diventi né un calvario né una strumentalizzazione, ma che sia un diritto laico, accessibile, gratuito e libero.